Bentrovati a tutti, oggi è con noi un comunicatore multimediale, Teo Bellia, bentrovato. Ciao, grazie. Ben Ho trovati a detto voi. bene, ho detto bene. Brava, brava. Io devo dirti la verità, non sopporto questo vizio di noi umani di catalogare le persone. E visto che grazie al cielo nella vita ho fatto tante cose, la gente mi chiedeva sempre, ma io come ti devo definire? E in generale mi veniva da dire, chiamami Teo, punto. Io sono Teo, non sono quello che faccio, sono Teo. Però se proprio volete una definizione ve la do, però vi do quella che piace a me, comunicatore multimediale, eccola qua. Benissimo, benissimo, benissimo. Comunque ti devo dire una cosa, che questo saluto io lo rifarei perché Teo, insomma, da uno come te, con la tua voce, con la tua propensione al cambio di tono, me lo devi fare un po' più fluido, scusa. Come te pare. Mettici un po' di fluido. No, ma che adesso è una battuta perché lui sa benissimo a cosa mi riferisco. Molte, molte volte si sente, no, questo termine, un po', doveva essere un po' più fluido. Ma che vuol dire? La realtà è che la cosa più difficile del mondo è far sembrare vero e naturale quello che è totalmente artefatto. E noi abbiamo questa scommessa tutti i giorni. Ma tutti i lavori dell'arte, tutti i lavori dell'attore sono frutto di questa scommessa incredibile. Sembra vero, questo è il complimento migliore che ti possa dare un collega, sembravi vero, perché sappiamo bene che in realtà il nostro è un lavoro di finzione. Tutto ciò che si vede, si sente è frutto di prove, di strutturazione, di architettura, di lavoro, di esperienza. Ma deve sembrare frutto di quel momento, di quell'impulso dell'attimo che sta vivendo il personaggio. E come nella vita siamo fluidi, siamo naturali. Quando ci viene un pensiero, quando ci viene un'idea, non è che stiamo tanto lì a lavorarci sopra, la esprimiamo con autenticità. E il rischio quando invece leggi o declami è che tutto diventi frutto di un lavoro che tutto è meno che naturale. Ecco, questa è Ho capito, la differenza. adesso mi è chiaro, o comunque più chiaro di prima. Senti, hai detto l'attore, no, ho fatto questa domanda anche ad altri tuoi colleghi che mi hanno detto la loro. È la condizio sine qua non per essere un doppiatore, quale anche tra le altre cose tu sei direttore di doppiaggio pure? Secondo me, la mia generazione, io sono del 1960, diciamo, noi che ci siamo affacciati al doppiaggio alla fine degli anni 70, per cui in pieno boom della televisione privata. La mia generazione è stata la prima che ha sdoganato il concetto che si potesse arrivare al doppiaggio senza avere il pedigree dell'attore consumato che aveva fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, 20 anni di teatro come minimo, aveva fatto L'amore con la figlia di Strehler, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si sono affacciati al doppiaggio dei soggetti alieni come me, gente che veniva dalla radio, dalla pubblicità, che non aveva mai fatto uno spettacolo a teatro, gente che veniva anche serenamente disprezzata dai colleghi che facevano questo mestiere da 20 anni. E sulle prime è stata veramente dura. Più di una persona, più di un collega mi ha detto con grande serenità: Teo, tu non puoi fare questo mestiere, dai. E non hai mai fatto l'attore, su. Poi i fatti hanno dimostrato che con una bella propensione naturale, tanto impegno, tanta umiltà, tanta voglia di lavorare, puoi arrivare a dei risultati. E è successo a me, è successo anche ad altri come me. A un certo punto però senti che il bisogno di incarnare un personaggio, di essere sulla scena, di capire che cosa si prova nel momento in cui si va in scena, quando si interpreta qualcuno fino in fondo, quel bisogno è diventato importantissimo. E quindi io
ho iniziato, scusate, sta passando un aereo, ma non stanno bombardando me, almeno spero. Nel 79 ho iniziato il doppiaggio, nell'85 ho fatto il mio primo spettacolo a teatro, quindi 6 anni dopo, aver fatto anche delle cose molto importanti, ho debuttato a teatro con grande emozione, con grande umiltà, facendo ovviamente un ruolo piccolo, dove altri colleghi di navigata e consumata esperienza mi hanno tanto insegnato, e da quel momento, devo dirlo, ho capito molto, ma molto, ma molto di più quello che faceva il mio personaggio sulla scena. Ho cominciato ad approfondire tante cose in un'altra maniera. E quindi non ci si può non considerare attori, anche se si presta solo la voce, ma cominciare a lavorare col corpo e con la mimica ti fa capire tante cose, e quindi ti diventa più facile lavorare mettendoti nei panni di qualcun altro che l'ha già fatto. Beh, poi è una veste poi alla fine doppia, no? Perché dovete entrare nel personaggio e anche nell'attore che lo interpreta. Insomma, che tipo di lavoro fai tu, per esempio, Teo? Ma diciamo che quello che io cerco di spiegare anche a chi frequenta i miei corsi, faccio anche didattica, che il meccanismo fondamentale, soprattutto se hai a che fare con un attore bravo, è vedere che cosa ha fatto lui, che cosa ha rappresentato lui, col suo corpo, con i suoi sguardi, quello che ha deciso di fare il regista, col montaggio, con le musiche, con le atmosfere. Quindi hai a disposizione una quantità di informazioni da decrittare enorme. Quella che io definisco una partitura, una vera partitura musicale. Se tu sei un professionista, esattamente come un musicista professionista, io ti do la partitura, e tu anche in prima istanza, anche se non l'hai ancora assorbita e metabolizzata, già la leggi e già la esegui, senza commettere errori grossolani, se sei un professionista. Se non sei un professionista, sei esattamente come uno studente di musica che legge per la prima volta le note di Per Elisa ed è la seconda volta che legge una partitura, rischia di sbagliare pure Per Elisa. Puoi sbagliare qualsiasi cosa se non fai un lavoro fatto come si deve. Ma se sei un professionista e leggi bene quello che accade sullo schermo, quello che si sente, hai tutte le informazioni che ti servono. Se qualcosa non ti è chiaro, lo chiedi, il direttore ti aiuta perché sa benissimo la storia, sa da dove arriva il personaggio e dove va a finire, e a quel punto puoi fare quella che è la nostra massima aspirazione, ovvero un falso d'autore. Più di quello non si può fare. 35 anni fa, più o meno, uscì il film 37. Ritorno 37, mamma, a me ero rimasta un po' indietro, Ritorno al futuro, quindi hai dato la tua voce a Marty McFly, cioè, quanto sei rimasto legato a quel personaggio, che non potresti più doppiare ormai perché con sta voce... Ormai potrei doppiare Christopher Lloyd, ovviamente, potrei fare il professore. Ma ti dico, l'avventura di quel film è stata un'avventura straordinaria, ma proprio tutte le fasi di questo lavoro sono state straordinarie. Il fatto che io facessi il provino mentre stavo finendo di fare il servizio militare, il fatto che superassi tutte le semifinali, quarti di finale, sedicesimi, perché ai tempi i provini erano un meccanismo molto lungo, ma lungo anche perché il nastro magnetico doveva spostarsi oltreoceano, non era una banalità. Quindi, quando finalmente mi è stato comunicato che avevo vinto il provino, io lo racconto sempre perché è un momento che non dimenticherò mai. Io ero ancora in caserma, avevo appena ricevuto il foglio di congedo, ero ancora in divisa e tutto. Ascolto la segreteria telefonica di casa, ai tempi ascoltavi la segreteria di casa con il beeper con cui fare il codice. Sulla segreteria sento: Teo, richiamaci perché hai vinto il provino. Richiamo,
E quindi io nella stessa mattina ho finito di fare l'aviere e sono diventato il doppiatore di Marty McFly. Non è. Vedi, sempre così, è tutto un cambio di panni, come dire. Esatto, esatto. Cambiando abito. Così, in un momento, ma a parte questo, qual è il personaggio a cui sei più legato? O quali Guarda, sono i personaggi? Ce ne sono diversi. Uno a cui sono legatissimo, in questo momento non mi ricordo il nome dell'attore, non so se tu puoi fare una rapida ricerca in internet del protagonista di Mad Men che ho doppiato, uno dei protagonisti, attore che fa peraltro anche il padre di uno dei supereroi della saga Marvel, e quindi mi sembra si chiami John Slattery. C'è il nostro regista adesso che sta, come si dice, smanettando, sì. Per cercare. E questo è un attore che mi ha dato grande soddisfazione perché mi concedeva, per come era fatto, per la sua fisicità, per il suo modo di esprimersi, di usare tutta la mia gamma espressiva. Adesso c'è anche un elicottero che mi sta seguendo da vicino, vogliono sapere chi è questo matto che parla in mezzo ai cavalli. E tutta la mia gamma espressiva senza dover andare a limitarla in alcun modo, perché lui si esprime, virgolette, come mi esprimo io. Per cui mi sono veramente divertito sempre, soprattutto sui Mad Men, dove faceva un cinico figlio di buona donna, meraviglioso, meraviglioso. Chi hai detto? Ovviamente. Chi era questo? Vediamo se hai indovinato. Chi hai detto? Chi era questo? John Slattery. John Slattery. Slattery. Oh. Poi l'anno scorso l'ho doppiato anche in una serie bizzarra che va su Disney Plus, che si chiama Next, sull'intelligenza artificiale. E è un attore che mi piace tanto, ma ovviamente posso citare Michael J. Fox, che mi ha dato grandissime soddisfazioni, anche se in realtà l'ho doppiato piuttosto poco. Posso citare Joe Pesci per il divertimento sfrenato degli Arma Letale 2, 3 e 4, dove devo dire grazie, lo dirò per tutta la vita, a Pino Colizzi, che ha creduto in me, su un attore così più grande di me, sapendo che con la caratterizzazione che avrei potuto fare mi sarei talmente avvicinato a quello che faceva lui in originale da poter essere la scelta giusta, e mi picco di dire che ha avuto ragione. E poi è ovvio, ci sono i personaggi a cui sei affezionato, come Bo dei Simpson, ci sono i personaggi a cui sei affezionato perché hanno segnato un momento della tua vita, e poi ti rendi conto che hanno segnato anche la vita di tanti altri, che ne so, Matthew di Occhi di Gatto, i Men, e non certo perché mi abbiano colpito interpretativamente, ma perché ti rendi conto che sei stato un compagno di vita per tante persone, no? E dici, Madonna, io ero ai turni a doppia sta cosa, e c'erano generazioni che crescevano ascoltando me. Io sono cresciuto vedendo in televisione Rin Tin Tin, vedendo Zorro. Quando la televisione aveva il monoscopio, finivano i programmi ed era in bianco e nero, quindi era un altro mondo. Senti, invece l'interpretazione più faticosa anche a livello emotivo, te la ricordi? Guarda, c'è una cosa che è stata molto faticosa, ma di cui si perdono le tracce, però io me la ricordo ancora perché è stata molto impegnativa. Primi anni '80 arriva in Rai una serie di riduzioni per la televisione di opere shakespeariane fatte dalla BBC con un rigore filologico impressionante, con i testi shakespeariani recitati fino all'ultima virgola, e che quindi noi abbiamo recitato con la traduzione di Quasimodo, non quello del Gobbo di Notre Dame, Salvatore Quasimodo. E ricordo la difficoltà inumana di mettere a sync ciò che non poteva andare a sync, però ce l'abbiamo fatta con Anna Teresa Eugeni, che ci dirigeva, dico ci perché eravamo sempre insieme, io e Susanna Fassetta, che adesso non fa questo mestiere da tanti anni. E ricordo che ai tempi fecero i provini, che durarono tanto tempo perché non erano mai contenti di chi
poi si prestava a questo tipo di interpretazione, che quindi era un'interpretazione molto poetica, molto laboriosa, molto classica, molto teatrale. Alla fine, quando venimmo scelti io e Susanna, i colleghi più invidiosi dissero: il capitale ci voleva morto, hanno scelto Gari, ma Teo fa Romeo e la Fassetta fa Giulietta. Ma non era così, ovviamente. Lo credo bene. Però ricordo una fatica sovrumana. Mentre in generale devo dire che questo lavoro mi è sempre piaciuto talmente che non ho mai associato la fatica. Anche nei giorni più impegnativi, appunto, era come andare a cavallo, una cosa che ti dà grande gioia, anche quando sei tutto sudato e stanco, in realtà ti sei divertito con me. A proposito di cavalli, perché la location mi fa pensare che tu sia, mi fa pensare, come l'hai detto, un attimo in relax, vero? Stamattina, contro ogni aspettativa, sono stato libero e ovviamente non ho resistito ed eccomi qua. Fantastico. Senti Teo, ma la radio, che ne hai fatta tanta, che posto occupa nella tua vita? Allora, la radio è esattamente come il primo amore. Quell'avventura, quell'emozione che non smetterà mai di occupare un posto importantissimo nel tuo cuore. Come lo so. Ecco. E devo dirti che ovviamente da veterano, da uomo dell'età pionieristica, se non, per non dire età della pietra, faccio un po' fatica a riconoscermi nelle radio di flusso di oggi, però ti dico che se mi capitasse, io con quella ragazza ci tornerei a letto. Il primo amore. Nonostante Quindi l'età, non è proprio la ragazza, non me, anche insomma. perché è cresciuta pure lei nel frattempo, ovviamente. Quindi Sì. potrebbe capitare che tu mi ci risenta in onda. Potrebbe capitare, non posso dire di più. Ci stai dando una notizia, non notizia, al momento È che non si può dire. veramente, è tassativo, è veramente una notizia classificata. Che Non si bello può però, dire, non si che bello. può dire. No, Giuro che te infatti lo so. non l'abbiamo detto, Questa infatti. conversazione non è No, mai la radio avvenuta. ormai Teo se l'è dimenticata, basta, Però ciao. giuro che se ho novità sarai la prima a cui manderò un WhatsApp per No, dirti. grazie, grazie infinite. Allora, io ti ringrazio, ti lascio al relax e al cavallo, grazie, Grazie grazie per essere a stata con voi. noi. Ti mando un bacio e allora aspetto il messaggio, eh. Ti darò le dritte, spero, entro questa settimana. Wow, allora è una Va cosa, vabbè, una cosa bene. così. Ciao. Bocca al lupo a tutti, ragazzi. Crepi il lupo. Ciao.